Un saluto a tutti e bentornati su Zenith Factor. Eccoci su Rise of the Tomb Raider. Abbiamo aperto i due cancelli della città di Kitesh e ora stiamo entrando, penso, nella zona finale del gioco. Ma dai, fatemi passare, balordi! Minchia che culo, ci ho ricordato alla fine di sto cazzo di rampino. Veloce, per favore. Perché c'è il fucile a pompa? Oh merda! Pazzi questi! Bombardando la loro stessa città! Cazzo! Ok! Una freccia per niente, vabbè. Campo base? E che ci fa un campo base qua in mezzo al casino? Merdaccia lurida, tua sorella. Oh merda. Siamo gli unici in grado di arrampicarci. Oh, lui è più bravo.
veloce prima che arrivano. Che cazzo. Bastati! Oh. Chia! Finito? Porca puttana! Perché mirano a me? Ci facciamo arrampicarci? Ok. No, 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 non facciamo cazzate. Dammi un pulsante da schiacciare, un qualcosa. Che cazzo, 18.000 colpi. Poi sono le corazze antiproiettili, non ho mai visto una roba del genere. Guarda, guarda! Scusa! Ma lancia tua sorella, bastardo! Finale. Bene. Sarà una passeggiata, immagino. L'esplosione potrebbe raggiungerlo. Spero che tu abbia ragione. Dacci il segnale, saremo pronti. Fallo volare! Eccolo! Vieni giù ad affrontarti, vigliacco! L'ho preso. Inviate
una squadra! Subito! La voglia morta! Pezzo di merda! Qatar, cattiveria. Siamo pronti a sparare con il trabucco. Spara. Muori. Ah, maledizione. Se c'è ancora qualcuno in vita qui, uccidete la Croft. È il vostro ultimo ordine. Cattiveria. Un altro, ma quanti cazzo ce ne sono? Sta attenta, Lara, sta venendo verso di te. Ancora. Dobbiamo ricreare il contrappeso, saremo pronti tra poco. Vai, ora, lancia. Ok, siamo pronti! Fanno volare! E l'ho preso sto bastardo! Bene, pieno di nemici. È andata una fanculo. Qua di qua l'uscita. Ancora questo. Ora siamo solo io e te, Lara. Non hai armi, non hai alleati, non hai speranza. Questo posto diventerà la tua tomba! Te l'avevo detto, non puoi sfuggire. Vieni ad affrontarmi, non nasconderti nell'oscurità. Sei più forte dei tuoi amici. Pezzo di merda! No! Il mio destino si trova nella sala delle anime. Nessuno può fermarmi.
cazzo di merda. Crepa, bastardo. E l'arco è mio. Questo non è il mio destino. Io ero nato per la gloria. Questo non è mai stato il tuo destino. Tua sorella ha fatto in modo che lo credessi. Ho fatto tutto questo. No, non provare ad andartene. Aspetta, la Trinità ha ucciso tuo padre. No, stai mentendo. Ha implorato per la sua vita. E quando non ha funzionato, ha implorato per la tua. Ti sbagli, basta, sta zitto. Dai, ci stava. Pezzo di merda. Andiamo a prendere sta sorgente divina. Ada, basta! I tuoi uomini sono stati sconfitti. Tuo fratello è morto. No. Questo è quel che porta la Trinità. La morte. Ed è quello che porterà sempre. Arrenditi. Ho rinunciato a tutto per questo. Non ho alcuna intenzione di darla alla Trinità. E tuo padre, allora? Lo stai condannando a essere deriso dalla storia. Come puoi rinunciare adesso? Ora che sei così vicina. Sono disposta a fare quel sacrificio. Non posso lasciartela prendere. Pensa alle persone che soffrono e muoiono. Noi possiamo salvarle. Possiamo cambiare il mondo insieme. Il prezzo è troppo alto, Ana. Non siamo fatti per vivere per sempre. La morte fa parte della vita. Ah, fai presto a dirlo. Non sei tu quella che sta morendo. Ma non si tratta di te. Si tratta dell'intera umanità, di proteggere cosa vuol dire essere umani. Arrivano! Siamo circondati! Jacob, attento! Tanto non può morire. La sua gente non è fatta per il mondo! È la tua occasione, Lara. Tutto quello che ho fatto, tutto quello che hai fatto tu. Non deve morire un altro Croft per questo. Ma sono pronta a farlo. Beh, io no. Ti prego, sto morendo. È la mia unica speranza. Ada, no! Paragi! Distruggilo. No! Va tutto bene. Oh. Ho resistito già troppo a lungo. Sapevi che l'avrei distrutta. In tutti questi anni ho conosciuto poche persone eccezionali come te.
La mia fine. Mi dispiace. Volevo soltanto fare la differenza. L'hai già fatta. L'hai già fatta. Mia cara Lara, penso spesso a come mio padre si rivolterebbe nella tomba se sapesse come ho infangato il nostro nome. Croft. Che significa un nome? Spero solo che un giorno riuscirai a fare qualcosa di importante. Ricorda che non sono le persone a essere straordinarie, ma le loro opere. Distruggere la sorgente era la scelta giusta. Sento di averlo deluso. Lui avrebbe fatto la stessa cosa. Forza, devi prendere un aereo. La prossima avventura? Ho ascoltato il suo ultimo nastro mille volte, ma è come se sentissi le parole di mio padre solo ora, per la prima volta. Non importa quali scelte avrebbe fatto, io devo fare le mie. Il mito di Kitesh era vero. Ci sono segreti là fuori che possono cambiare il mondo, e io devo scoprirlo. Non per mio padre, né per altri, ma perché posso fare qualcosa di importante. Spero solo che sia anche la cosa giusta. Filmato post titoli. Anna, hai detto che non deve morire un altro Croft per questo. Che cosa intendevi dire? Sei stata tu a uccidere mio padre, vero? La Trinità ordinò la sua esecuzione, ma non ce l'ho fatta. Stai mentendo! Lo amavo. Fatto, signore. Bene. E per la Croft? No, non ancora. Beh, ragazzi, finale col botto. Allora, abbiamo finito la storia principale di Rise of the Tomb Raider. Al momento sto elaborando un po' tutta la storia, che all'inizio è successo tutto così di botto, ma devo dirvi che mi è piaciuta la storia, mi è piaciuto ambientazioni, grafica, gameplay, tutto. Devo dirvi che è un gioco veramente veramente bello, mi è piaciuto tanto. Spero che questa serie sia piaciuta anche a voi. Commentate sotto questo ultimo video della storia principale, magari ne farò altri per le tombe che ho saltato. Alla fine volevo troppo sapere come finiva, quindi sono andato dritto al punto. Veramente bello. Ditemi cosa ne pensate. Saluto a tutti e alla prossima, ragazzi.